L'artista esistenzialista, buona serata a tutti, una poesia, le mie riflessioni, un po' delle riflessioni accurate, pacate, profonde, particolareggiate, in merito a ciò che è accaduto in questi anni, a ciò che viviamo quotidianamente, ciò che mi racconto e quant'altro. Ora io so che c'è un piccolo spazio contemplativo tra le ombre del passato e le scintille odierne, quanto siamo maliziosamente schiavi della grossolana e lussuriosa carne. Il bravo ragazzo affoga tra le sabbie mobili degli attuali preconcetti, mentre il cattivo, con saccenza e prepotenza, rimane puntualmente a galla. La donna bisognosa fa divertire tutti e poi la storia ci dice che verrà giudicata comunque da quell'ipocrita e crudele folla. Non vi crederanno mai, neppure dopo aver dato tutto ciò che avevate in corpo per anni tra famiglia e lavoro. Quando esporrete le vostre idee rivoluzionarie, vi dichiareranno folli e poi aggiungeranno sorridendo che la vostra follia è uno snaturato mistero. Vi vorranno schiavi e martiri di uno squallido sistema politico e dozzinale laddove i potenti continueranno a decidere chi vive e chi muore. Ma io non muterò mai in base a condizioni predefinite, poiché amo troppo l'animo mio caramelloso come il mireambra ed un cuore leggiadro e amorevole come il rosso cremisi di quel tenero e succulente more. Cosa vuole dire tutto ciò? Fondamentalmente, non prendere atto di un sistema che è predisposto e preposto in un certo modo, un sistema che è dozzinale, e credo che fondamentalmente non bisognerebbe quantomeno essere schiavi o prendere atto che c'è un sistema che ci vuole, diciamo, facilmente manipolabili, schiavi, in silenzio, a cuccia e quant'altro, che ognuno di noi debba proporsi, porsi e proporsi, porsi delle idee, porsi dei dilemmi e proporsi continuamente, diciamo, con delle idee che possono anche essere delle idee rivoluzionarie, verrei considerato folle, pazzo o quant'altro. E diranno tra l'altro anche che quella follia è uno snaturato mistero, magari nessuno sa da dove nasce e quant'altro. Credo che ci sia un piccolo spazio sottile, contemplativo, riflessivo oltremodo, tra le ombre del passato, ciò che abbiamo vissuto, anche le situazioni poco piacevoli, le scintille odierne, tutto ciò che magari c'è di luminoso oggigiorno. Siamo tanto schiavi, maliziosamente schiavi della carne lussuriosa e grossolana. Fondamentalmente quello che è l'essere schiavi della materia è un problema che è atavico, vive secondo la notte dei tempi, bisogna riflettere un po'. Io credo che oggi il bravo ragazzo affoga tra le sabbie mobili, mentre puntualmente il cattivo è quello che è, con la sua prepotenza, con la sua saccenza, autoritarismo e quant'altro, rimane puntualmente a galla. Oggi il bravo ragazzo, ecco, è schiavo di un sistema laddove, se dici troppi sì, effettivamente entri in una gabbia infinita. Io credo che la donna bisognosa, quella che realmente non fa peccati perché ne ha bisogno, perché non ne ha bisogno, magari fa divertire tutti, però poi la storia ci insegna anche che è quella che puntualmente viene giudicata da una folla che è ipocrita, crudele, cattiva, coercitiva e quant'altro. Io penso che potete dare tutto quello che avete in corpo, non vi crederanno mai, non vi crederà mai nessuno di aver dato il massimo, di essere stati umani, misericordiosi a vostro modo, chiaramente non ai livelli di Dio, ci mancherebbe Gesù Cristo, non vi crederà nessuno, famiglia, sul lavoro e quant'altro, perché siete un numero dovete rimanere. Se però avete un cervello pensante, non sarete mai un numero, ci mancherebbe. E quindi nulla, perché essere schiavi, martiri di un sistema che ci vuole in un certo modo? Io credo che dobbiamo essere delle menti pensanti e non permettere a politici potenti di decidere chi vive e chi muore. Oggi ci dicono un bambino ogni 2 minuti muore un bambino in Africa. Perché muore un bambino ogni 2 minuti in Africa? Perché qualcun altro probabilmente così vuole? Probabilmente, non so, credo. Io non muterò mai, non cambierò mai, e quindi potranno esserci delle condizioni predefinite, ma non cambierò. Però
perché l'animo mio caramelloso come l'ambra, le mie ambra, e il cuore mio amabile, amorevole, leggiadro come il russo cremisi delle tenere succulente more, tale rimarrà. Io credo che alla fin fine, se credi in qualche cosa di superiore, vai per la tua strada. L'artista esistenzialista, buonasera a tutti.